Per definire l'antispecismo potrebbe essere essenziale riuscire a comprendere il significato e gli effetti sulla nostra vita dell'ideologia dominante che ha influenzato l'evoluzione umana nel passaggio storico e antropologico che da un mondo ricco di vita e di spirito la condusse ad abbracciare l'agricoltura. Questa transizione trasformò l'economia di raccolta in quella agraria di sfruttamento sistematico del suolo ad opera dei nostri antenati avvenuta 10.000 anni fa. Lo specismo ha caratterizzato l'organizzazione sociale umana forzandone lo svolgersi su dei rigidi valori gerarchici sin da allora, in feroce contrapposizione con il naturalismo. La lotta per vivere, il modo con cui uomini e animali si adattano all'ambiente, appunto, il naturalismo, è stato utilizzato in modo ambiguo e polivalente ad indicare sia lo studio della natura che l'approccio interessato alla natura o l'accostamento a un modo di vivere ad essa compatibile. La perdita di questo rapporto nel corso dell'evoluzione della società è un processo inarrestabile che si è caratterizzato in modo diverso a seconda del contesto, ma che ha prodotto cambiamenti impressionanti talché il pianeta è messo a rischio dai comportamenti e dalle trasformazioni derivanti dall'attività dell'uomo. Chiamiamo tale perdita specismo, ovvero la pretesa superiorità della specie umana sull'universo. Chi si oppone a tale pretesa superiorità si rifà all'antispecismo, quel movimento filosofico, politico e culturale che lotta contro l'antropocentrismo e l'ideologia del dominio veicolata dalla società umana. L'idea che l'umano possa disporre al proprio piacimento di ogni altro essere vivente è profondamente radicata. Da tempo però è in atto una lotta affinché gli interessi primari degli umani e degli animali vengano posti sullo stesso piano in nome di un ideale di uguaglianza tra le specie. Coloro che si oppongono alle teorie e alle pratiche che riconoscono esclusivamente gli interessi dell'umano definiscono specismo l'atteggiamento di pregiudiziale negazione o di disattenzione degli interessi degli altri animali. Le persone che lottano per l'abbattimento del pregiudizio antropocentrico e per un mondo in cui i rapporti tra le specie possono essere liberi e ispirati a principi di uguaglianza e solidarietà si definiscono perciò antispecisti. Il concetto di specismo, elaborato esplicitamente verso la fine degli anni 60 nell'ambito della filosofia morale anglosassone, è però il risultato di una lunga storia. Ha infatti alle spalle generazioni di animalisti che hanno cercato, a partire da tradizioni e impostazioni diverse, di denunciare la violenza della specie umana verso gli animali. Lo specismo è una filosofia antropocentrica. Nella concezione degli animali, e tale termine fu usato per la prima volta dallo psicologo inglese Richard Rider nel 1970 per riferirsi alla convinzione che gli umani godano di uno status morale superiore e quindi di maggiori diritti rispetto agli altri animali. L'intento di Rider consisteva nell'evidenziare le analogie tra lo specismo e il razzismo, dimostrando che le argomentazioni filosofiche per condannare queste due posizioni sono affine. Il termine specismo viene usato comunemente nella letteratura sui diritti animali, in particolare nelle opere di Peter Singer e di Tom Regan, i due più noti divulgatori di questa filosofia. Come l'antirazzismo rifiuta la discriminazione arbitraria basata sulla presunzione dell'esistenza di razze umane e l'antisessismo respinge la discriminazione basata sul sesso, così l'antispecismo respinge la discriminazione basata sulla specie e sostiene che l'appartenenza biologica alla specie umana non giustifica moralmente o eticamente il diritto di disporre della vita, della libertà e del lavoro di un essere senziente di un'altra specie. Gli antispecisti lottano affinché le esigenze primarie degli animali siano considerate fondamentali tanto quanto quelle degli umani, cercando di destrutturare e ricostruire la società umana in base a criteri sensiocentrici ed ecocentrici che non causino sofferenze evitabili alle specie viventi e al pianeta. Noi crediamo che le capacità di sentire, di
provare in particolare piacere e dolore, di interagire con l'esterno, di manifestare una volontà, di intrattenere rapporti sociali, non sono prerogative esclusive della specie umana. Noi crediamo che l'esistenza di tali capacità negli animali conferisca loro status etico, facendoli divenire persone non umane e quindi moralmente tali. Da questo consegue la necessità di operare una trasformazione profonda nei rapporti tra persone umane e persone non umane, una trasformazione che prefiguri un radicale ripensamento e un conseguente cambiamento della società umana per l'ottenimento della liberazione animale. L'antispecismo, in quanto un movimento filosofico, politico e culturale, si adopera per la diffusione dei suoi assunti nella società. L'antispecista si propone quindi di assumere atteggiamenti e comportamenti tali da poter influenzare la società umana e quindi si attiva tramite iniziative culturali, sociali e personali per il raggiungimento di uno scopo ultimo, vale a dire la creazione di una nuova società umana più giusta, solidale, orizzontale, libera e compassionevole, che potremmo definire aspecista, una società senza distinzioni e discriminazioni di specie. L'attivista antispecista non può considerarsi apolitico, anzi rivendica un suo ruolo politico nella società, in quanto l'azione politica è uno degli esercizi fondamentali dell'antispecismo utili al cambiamento socioculturale. L'antispecismo si oppone allo specismo inteso come pensiero unico dominante nell'attuale società umana, concepita come verticale e gerarchica, basata sulla legge del diritto del più forte e sulla repressione del più debole, orientata alla difesa dell'interesse personale e del patrimonio, a discapito dei diritti, dell'uguaglianza e della solidarietà nei confronti dei più deboli, tra gli animali e tra gli umani. L'antispecismo pertanto non è un movimento che intende semplicemente riformare la società umana, ma si prefigge come obiettivo quello di cambiarla radicalmente, eliminandone le spinte discriminatorie, le liberticide violente nei confronti dei più deboli, antidemocratiche, autoritarie e antropocentriche. In una sola parola, rivoluzionare la società attraverso l'abbattimento dell'ideologia del dominio che la contraddistingue. Le radici culturali, morali, filosofiche e politiche dell'antispecismo sono una naturale evoluzione delle lotte sociali per l'affrancamento dei più deboli tra gli umani e il riconoscimento dei diritti fondamentali. L'antispecista pertanto non solo si batte per l'eliminazione delle discriminazioni dovute alle barriere di specie fittizie, innalzate dall'umano per sottrarsi ai suoi doveri nei confronti della natura e delle altre specie, ma assume come elementi base il riconoscimento dei pieni diritti dell'umano a prescindere da sesso, orientamento sessuale, condizioni fisiche e mentali, ceto, etnia, nazionalità, eccetera. L'ottica antispecista, pur essendo mutuata anche da quella della lotta per i diritti civili umani, presenta peculiarità e caratteristiche diverse e sostanziali. Essa infatti non prevede concessioni ad altri, ma richiama al controllo delle attività proprie e della propria specie sulla base dei principi di equità, di giustizia e solidarietà nei riguardi degli altri animali. L'apertura all'altro, il riconoscimento dell'alterità, comporta quindi che l'azione antispecista si ponga come obiettivo in primis quello della tutela degli interessi degli animali e, nel contempo, il pieno riconoscimento dei diritti dei più deboli e svantaggiati tra gli umani. L'attività antispecista è moralmente tenuta ad impegnarsi nel quotidiano contro ogni tipo di ingiustizia, di prevaricazione nei confronti dei più deboli e svantaggiati, siano essi umani o animali. Le attenzioni verso gli umani, verso l'ambiente e la terra sono da considerarsi parte integrante della lotta per la liberazione degli animali e viceversa. Noi non ci consideriamo abolizionisti, non avanziamo richieste di modifiche di leggi, norme e regolamenti, ma aspiriamo alla liberazione animale nella sua accezione più ampia del termine e tentiamo di applicare i principi antispecisti alla nostra vita quotidiana, soprattutto attraverso la pratica del veganismo etico, del consumo critico, del boicottaggio, del riciclo, del riuso e del riutilizzo di merci, beni e servizi, nonché di tutte le altre pratiche utili al raggiungimento del minore impatto possibile sulle altre specie animali, sulla propria e sull'ambiente. Per chi non fosse familiare con il termine vegan,
Questo è un termine coniato in Inghilterra da Donald Watson. La persona che insieme a un gruppo di contemporanei fondò la Vegan Society a Londra nel novembre del 1944. I vegani sono coloro che cercano di escludere tutte le forme di sfruttamento e crudeltà sugli animali. In altre parole, chi è vegan non solo non mangia né carne né pesce, ma neppure latticini, uova, miele, non indossa la pelle, lana, seta o pelliccia, non compra animali, non partecipa ad attività che contribuiscono allo sfruttamento degli animali, respinge tutte le pratiche umane che prevedono sfruttamento, tortura o uccisione di animali, quali zoo, circhi, vivisezione, caccia, pesca, feste e corse con animali. La pratica vegana etica non è né un fine né uno stile di vita da seguire, bensì una filosofia di vita che interessa e permea ogni attività quotidiana di chi la adotta, giungendo a modificare ogni rapporto sociale. Noi crediamo che il raggiungimento di una società umana liberata sarà ottenibile solo attraverso la lotta per la liberazione. Ogni visione riformista, conservatrice, gerarchica, reazionaria, repressiva, ottesa alla tutela della conservazione dello stato di fatto attuale della società umana, basata sui privilegi dell'antropocentrismo, è da ritenersi aliena e antitetica alla visione antispecista. Lo specismo non va inteso riduttivamente come visione discriminatoria, perché esso è anche e soprattutto una prassi di dominio. In tal senso è importante definire il concetto di dominio. Come si diceva in precedenza, quando la società umana diventa di fatto specista. Definiamo sfruttamento il controllo totale o parziale del ciclo biologico di un altro essere vivente, tale che questi perda la propria autonomia e venga così ridotto a risorsa. Laddove lo sfruttamento si esercita su un altro essere senziente come negazione di ogni possibilità di rapporto, o cancellazione dell'identità dell'altro, parliamo di dominio. Da questo punto di vista vanno considerate materialmente speciste le società umane che praticano l'addomesticamento della vita non umana in ogni sua forma e pertanto tutta la storia della civiltà fondata sull'allevamento e sull'agricoltura. Ma anche lo specismo come visione discriminatoria o ideologia sorge con la civiltà, con la costruzione di religioni antropocentriche e spiritualiste in cui l'umano è posto come signore della natura in una posizione di privilegio assoluto. La storia della civiltà ci mostra infatti come lo specismo non sia solo una forma di discriminazione analoga al sessismo o al razzismo. Benché lo specismo non sia stato l'unica causa di tali sviluppi sociali, è certo però che senza lo sfruttamento materiale della natura non sarebbe stato possibile creare il differenziale di ricchezza sociale ed economica che è alla base delle società classiste, sessiste e belliciste, dunque, dell'intera civiltà. Così com'è certo che senza la riduzione dell'animale alla natura inferiore non sarebbe stato possibile realizzare i meccanismi ideologici che riducono la donna, lo straniero o il diverso a esseri privi di spirito, dunque mera natura, quasi animali. Le oppressioni di specie, di genere, di classe o razziali appaiono così strutturalmente connesse. La società umana stessa è tenuta insieme e definita da tali rapporti di esclusione e sfruttamento dell'altro, e questo altro è regolarmente l'oggetto di una prassi di sfruttamento di cui solo alcuni beneficiano. Si comprende dunque come la lotta contro lo sfruttamento animale miri ad eliminare il tassello fondamentale su cui è costruita tutta la civiltà del dominio. Non è perciò un caso il fatto che il movimento di liberazione animale in tutto il mondo abbia cominciato a maturare una consapevolezza che lo spinge ad allargare sempre più il campo etico in cui si iscrive l'originario dibattito storico sullo specismo. L'antispecismo si pone come movimento filosofico e politico assolutamente indipendente, slegato da logiche, pratiche e politiche pregresse. Un movimento che rifiuta fermamente l'uso della violenza contro ogni vivente, contro di lotta, e che è capace di ispirare una prassi di trasformazione radicale dell'esistente. Un movimento che, nel momento in cui rivoluziona i rapporti interspecifici, non può non trasformare anche i rapporti
intraspecifici. Per concludere, nella nostra visione di una nuova società umana liberata dovrà sussistere un nuovo tipo di rapporto individuale, un rapporto paritario e solidale con le altre società di senzienti e più in generale di viventi. Per fare questo, dal punto di vista teorico, possiamo applicare le seguenti nozioni come semplice ed efficace modello relazionale anche nell'immediato. Occorre dotarsi di strumenti valutativi nuovi, in particolare noi accettiamo come riferimento quelli mutuati dal filosofo Paul W. Taylor, che sono i seguenti. Il primo di questi principi è quello dell'autodifesa, cioè è legittimo reagire solo ed esclusivamente se attaccati per proteggere la propria incolumità. Un atto di violenza può quindi essere concepito solo come estrema soluzione per difendere la propria vita. Il secondo dei principi di Taylor è quello della proporzionalità, cioè in qualsiasi rapporto intra e interspecifico prevalgono sempre e solo gli interessi fondamentali sugli interessi non fondamentali, a prescindere dalla specie animale di appartenenza. Il terzo principio, quello del minimo danno, qualora non si possa evitare in alcun modo di fare una scelta, essa deve attuarsi cercando il minimo impatto sull'altro soggetto e in generale sulle altre specie animali. C'è poi il principio della giustizia retributiva. Questo è il principio da utilizzare qualora i primi tre principi non fossero assolutamente applicabili in caso di parità di importanza di interessi tra individui o tra specie coinvolte. In questi casi si dovrebbe agire per il bene della comunità di viventi terrestri, per la collettività, in modo imparziale e altruistico, così che prevalga il bene comune. Il quinto ed ultimo principio è quello detto della giustizia restitutiva. Qualora fosse assolutamente inevitabile arrecare un danno a un individuo o un'altra specie per soddisfare un'esigenza fondamentale, tale individuo o specie ha diritto a un risarcimento in modo da riparare al danno arrecato. Vi ringrazio per l'attenzione e concludiamo con questa bellissima slide che è la parte iconografica che abbiamo utilizzato per il poster del nostro prossimo evento, che ricordo presente si svolgerà a Grosseto il 18 di maggio 2013.